infittisce l'agenda dei candidati alle politiche 2022 in queste ultime settimane che procedono al voto del 25 settembre prossimo. Molteplici infatti gli incontri elettorali dei candidati per illustrare le loro proposte. A Bernalda abbiamo incontrato l'ex governatore lucano Marcello Pittella, che guida la lista plurinominale al Senato in Basilicata di Azione Italia Viva. Il movimento conta di attestarsi tra la prima e la seconda posizione in Basilicata. Significherebbe, diciamo, avere un successo straordinario. Io credo che ci siano i prodromi e il sentiment che io registro è molto positivo, c'è un grande entusiasmo, un grande interesse, perché ci consegna il terzo polo una sorta di senso di liberazione e di libertà da schemi troppo preconcetti e troppo asfittici, e anche perché il terzo polo parla la lingua della sincerità in maniera diretta, e per i cittadini credo che sia una cosa importante. Viene messa al servizio del governo nazionale, qualunque esso sarà, perché la conoscenza dei territori, dei fatti, delle criticità, ma anche delle virtù e delle vocazioni può essere utile per le politiche in ricaduta per la Basilicata e per le regioni meridionali. La grande sfida si giocherà sul fisco, sull'occupazione, sul welfare e sulla transizione energetica, non senza trascurare tanto la scuola quanto la formazione quanto la cultura e l'agricoltura. È evidente che conoscere bene vizi e virtù di una regione e dei tanti luoghi che la animano, secondo me, è un fatto positivo, di cui il governo nazionale, al di là del colore, può nutrirsi. Allora, dato che noi siamo per la competenza e non perché uno vale uno, giusto per, quasi come se dovessimo fare il dopolavoro ferroviario, io penso che la competenza e la conoscenza sia un valore aggiunto. Siamo lucani perché siamo tra i pochi ad essere lucani, noi candidati del terzo polo. E tutti gli altri in posizione utile sono, gliele elenco tutti, Amendola, Salvini, l'uomo il braccio destro, non so, di Conte, della Lega, Di Maio, la Casellati e chi più ne ha, Mattia, chi più ne ha più ne mette, sono tutti di fuori. Allora noi portiamo sostanzialmente acqua a chi qui non ci verrà più, li eleggeremo i lucani, magari li eleggeranno, se ne andranno fuori, qui non torneranno, non conoscono nulla, e noi lucani? Domanda, e noi lucani? Noi lucani siamo i veri interpreti, possiamo essere simpatici o meno, ma siamo lucani, siamo terra e sangue, anima e corpo di questa terra, e quindi chiediamo anche per questo un voto.